Ciao bambini, oggi continuiamo il lavoro sulla descrizione della persona. Vi ricordate come si fa? Si parte sempre da uno schema, quindi prendiamo un foglio bianco. Eccolo qui. E cominciamo con mettere le parti fondamentali dello schema, che sono introduzione, c'è sempre un'introduzione, aspetto fisico, anche per la persona come per l'animale, aspetto fisico. Comportamento, si comporta, carattere, vediamo insieme il comportamento, il carattere di questa persona, cosa fa, sa quante cose possiamo mettere qui. Infine la conclusione, vediamo il nostro testo con una bella frase. Adesso andiamo più nel dettaglio. Nell'introduzione cosa ci può stare? Vediamo un po' nell'introduzione, naturalmente chi è? Scriviamo chi è. E sotto come si chiama, è fondamentale mettere il suo nome, se la conosciamo. Adesso nell'aspetto fisico cosa ci mettiamo? Nell'aspetto fisico mettiamo l'età, è fondamentale, la corporatura, deriva da corpo, altezza, il viso, si può non parlare del viso, gli occhi, sono importantissimi, il naso, bocca, anche i capelli, sì, si possono dire cose interessanti sui capelli. Poi scriviamo altro perché possiamo scegliere delle caratteristiche particolari, che rendono unica quella persona. La rendono unica. Posso, se ha un neo sul naso, posso descriverlo. Se ha delle unghie particolari, appariscenti, posso descriverle. Per ultimo l'abbigliamento, cioè come si veste. Sappiamo cosa vuol dire. Adesso vediamo cosa mettere nel comportamento e carattere. Ad esempio, nel comportamento e nel carattere mettiamo gusti. Gusti. Mi piace, non mi piace, passioni. Passioni di queste persone. Gusti, passioni e anche gli interessi. Interessi e poi come si comporta. Se abbiamo detto comportamento, ovviamente dobbiamo dire come si comporta questa persona. Adesso vediamo che cosa fa. Qui ci sono tantissime cose che si possono dire, praticamente le attività particolari che svolge questa persona. Svolge. Adesso direi che può bastare, passiamo alla conclusione. La conclusione, vediamo le se sensazioni che mi suscita. Che sensazioni mi suscita la persona e anche che cosa provo per lui o per lei, dipende da cosa state parlando. Benissimo, bambini. Adesso entriamo ancora più nello specifico. Entriamo ancora più nello specifico. Chi è? Ho deciso di descrivere un bidello. Chi è un bidello? Come si chiama? Camillo. Bellissimo nome, mi piace tanto. Camillo. Adesso, aspetto fisico, entriamo nel dettaglio anche dell'aspetto fisico. Età compresa tra i 50 e i 60 anni. Posso anche non saperla con precisione. Compresa tra i 50 e i 60 anni. Circa. Corporatura esile, ha una corporatura esile, sapete che esile vuol dire cattivo, cattivo, e l'altezza media, cioè né troppo alto né troppo basso. Il viso, com'è il viso? Ovale, una forma comune. Gli occhi sono vispi e vivaci, sempre in movimento, verdi, mi piace tanto questo colore, non molto grandi, non molto grandi. E il naso, vediamo, il naso è a patata, è bellissimo il naso a patata, vero bambini? Sapete anche voi com'è il naso a patata. La bocca facciamo sottile, bocca sottile, sottile, fine. Poi i capelli lisci, capelli lisci, corti, di solito un uomo ha i capelli corti, di solito.
brizzolati vuol dire che sono un po' scuri, un po' grigi, cominciano a diventare grigi. Belle caratteristiche particolari, io metterei le orecchie a sventola. Mi fanno tanto ridere le orecchie a sventola, non è vero bambini? Orecchie a sventola. Abbigliamento, allora, grembiule nero, sua divisa da lavoro, grembiule nero, lo protegge, un po' come quello che usate voi bambini, grembiule nero, e scarpe da ginnastica, ci vogliono per fare un lavoro come quello del video, bisogna stare belli comodi. Vediamo nello specifico il comportamento e il carattere, allora, gusti, passioni, interessi, parole crociate. A fare le parole crociate, poi vediamo come si comporta questo bidello. Simpatico, se sta con i bambini deve essere simpatico, socievole, gli piace stare con la gente, gentile, bisogna essere gentili, e anche disponibile, cioè uno che è disposto ad aiutare, ma però si arrabbia quando, poi vedremo, bidello si può anche arrabbiare giustamente. Adesso vediamo che cosa fa, l'attività particolare che svolge. Si prende cura di noi, vero bambini, quante volte abbiamo chiesto aiuto al bidello. Poi pulisce le aule, quando noi andiamo via il bidello si ferma e pulisce le aule. Prepara le fotocopie, vi ricordate quando andavate a chiedere le fotocopie? E tutti i giorni distribuisce degli avvisi, le aule porta sempre degli avvisi, distribuisce avvisi, ok, avvisi. Conclusioni, che sensazione mi suscita? Desiderio di rivederlo, questo periodo in cui siamo lontani, desiderio di rivederlo. E che cosa provo per lui, o per lei, in questo caso per lui, simpatia. Se è simpatico, socievole, sicuramente provo per lui della simpatia. Adesso bambini dobbiamo fare il testo seguendo lo schema appena fatto. Prendiamo un altro foglio bianco, eccoli, tenendo sempre a portata di mano lo schema, devo averlo sotto l'occhio, e intorno alle informazioni costruisco delle frasi. Diamo anche il titolo a questo testo, il bidello cammino, semplicemente bidello cammino. Allora, costruiamo la prima frase. Il bidello della mia scuola si chiama Camillo. Vedete che ho preso le prime due parti dello schema. Il bidello della mia scuola si chiama Camillo, con la lettera maiuscola, nome proprio, punto. Adesso, importante bambini, ricordatevi il punto, perché adesso cambiate argomento. Adesso dobbiamo parlare dell'aspetto fisico, punto a capo. Anche se io metto una cosa particolare, che è quella dell'età. Abbiamo iniziato con l'età. Non si conosce con esattezza la sua età. Non è obbligatorio saperla proprio. Esattezza, virgola. Ma sarà compresa tra i 50 e i 60 anni. Potete scriverlo in cifra, tra i 50 e i 60 anni. Punto. Qui metto una cosa che mi piace tanto, è lui che mi accoglie per primo quando entro a scuola. È lui che mi accoglie per primo quando entro a scuola. Così che succede con i bambini? Adesso vediamo, si cambia argomento, si parla della corporatura, dell'altezza. Scriviamo: ha una corporatura esile, ha una corporatura esile, cosa vuol dire? Ed è di media altezza, anche qui punto, abbiamo argomento, perché adesso dobbiamo parlare del viso. Nel suo viso ovale, schema ovale, spiccano, sentite che bel verbo, spiccano, proprio perché si vedono con molta evidenza, due vispi occhi verdi non molto grandi. Vedete che tutte le cose che ho scritto nello schema, non molto grandi, punto e virgola. Una frase un po' troppo lunga la possiamo separare col punto e virgola. Il naso è a patata,
piace tanto questo caso, la patata. E la bocca è sottile. Io qui farei il punto, vai a capo, perché adesso parliamo di un'altra cosa, di capelli, eccetera. Ha capelli lisci, virgola, vedete che usiamo tanto il verbo avere, ha capelli lisci, virgola, corti e brizzolati, e ci mettiamo anche le orecchie a sventola, e qui sentite che bella similitudine, bambini, a sventola, sporgenti, sapete cosa vuol dire che vanno in fuori? Come i manici di una tazza, avete presente una tazza con due manici ai lati, come i manici di una tazza. Punto, anche qui punto, perché adesso cambiamo argomento, parliamo dell'abbigliamento. Indossa sempre un grembiule nero, anche qui aggiungo una similitudine, un grembiule nero come la pece, scarpe comode da ginnastica, punto, anche qui punto, perché cambio argomento, adesso devo parlare di lui, del suo carattere, è una persona molto simpatica, che avevo scritto simpatica. È una persona molto simpatica, virgola, socievole, ama stare con gli altri ed è gentile e disponibile con tutti. Vedete che ho preso tutte le informazioni dallo schermo. Anche qui punto, adesso parlo dei suoi gusti, delle sue passioni. Quando ha un attimo di pausa, vediamo un po' quali sono i suoi gusti, quando ha un attimo di pausa, capo, quando ha un attimo di pausa fa le parole crociate, bello, due punti per spiegare una sua grande passione, punto, a capo, faccio punto perché cambio argomento, parlo di quello che lui fa, ci aiuta quando abbiamo un problema. Bidelli, vero, aiutano i bambini quando hanno un problema, ci aiuta quando abbiamo un problema, punto, ad esempio, vi spiego quale può essere questo problema, scriviamo proprio, ad esempio, virgola, se ci facciamo un graffio, virgola, ci disinfetta e ci mette un cerotto. Chissà quante volte vi è capitata una cosa del genere, vero bambini? E ci mette un cerotto, un capo. Però anche lui si arrabbia, vediamo un po' quando. Si arrabbia, virgola, però, virgola, quando spruzziamo l'acqua nei bagni. Sapete qualcosa, bambini? Quando spruzziamo l'acqua nei bagni e lasciamo in disordine la carta igienica, punto, adesso spieghiamo che cosa fa a capo, oltre a pulire le nostre aule quando noi andiamo via, quando la scuola è finita, le nostre aule, virgola, prepara anche le fotocopie, le abbiamo chieste un sacco di volte, e distribuisce gli avvisi, ogni giorno ci sono avvisi, distribuisce gli avvisi, punto, a capo, adesso abbiamo la conclusione, è una persona davvero speciale, una persona che fa tutte queste cose sicuramente speciale. Che è un bel complimento, è una persona davvero speciale e non vedo l'ora, questo è un sentimento che io provo, di tornare a scuola per scherzare con lui. Benissimo. Adesso bambini, a voi.
Ora scegliete una persona che conoscete bene, potrebbe essere un vostro familiare, e riscrivetela. Attenzione, le attività che dovete fare sono due. Su un foglio completare lo schema con le informazioni. Su un secondo foglio scrivere il testo. Ciao, buon lavoro!